iniziamo qui questo reportage, questo mini racconto che intitoliamo Conero Amaro. Conero è il nostro monte simbolo, l'Ancona del Monte Conero. Amaro perché Ancona cambia, sta cambiando, sta perdendo il valore più bello che ha nei suoi luoghi che appartengono a tutti, che sono nella memoria, nel ricordo di tutti. Cominciamo infatti da qui, dal passetto, dalle piscine, dalla pineta, ma parleremo delle scuole, parleremo degli edifici pubblici, della storia che è legata solennemente a ciò che si rappresenta, dei monumenti di Amaro. Cominciamo da qui però, perché questo è il luogo dove tanti anconetani si sono sempre ritrovati per le loro gite più spensierate. Andremo a vedere i laghetti della piscina di Ancona. Nelle panchine prima della scalinata che porta alla piscina. A quest'ora, alle 10, qui passano tanti bambini perché là c'è la piscina pubblica. Ecco, giocando, prendono in mano una bottiglia, i vetri di una bottiglia. Siamo ridotti così. Thank you.
sono anche i gattini un po' affamati. Questo ci fa piacere. Purtroppo però il luogo è talmente abbandonato, talmente pieno di rifiuti, di sterpaglie, che non diventa neanche, non si presta più neanche a essere un luogo di raduno, di incontro. Noi vogliamo che siano posti che aggregano le persone hanno bisogno di stare insieme, ma anche di essere gestite in un certo, con un certo ordine pubblico, con una certa decorosità del luogo. Ecco, non certo in questo spettacolo indegno che stiamo dando. Erano i laghetti con i pesciolini, con delle fontanelle, e ogni bambino di quelli della mia generazione, nati negli anni 60, penso che abbia passato qui le sue più belle giornate. Era un luogo di grande atmosfera. Vederlo ridotto così da tanti anni ormai fa veramente tristezza. Chiudiamo questo nostro primo pezzo, questo nostro primo segmento di reportage di Conero Amaro con questo piccolo recinto, diciamo, che ci ricorda altri momenti. Ecco, questo era un perimetro dove c'era dentro la sabbia e i bambini si sedevano nei bordi del perimetro, giocavano, era un momento di grande anche socializzazione. Oggi è un raduno di fogliame, di sterpaglie anche qua, poi c'è questo gioco, non so cos'è, un attrezzo per giochi ginnici, qualcosa è, però certo che era meglio prima.